Benvenuti nel canale di Ockham, io sono Mattia Ebra e oggi vi porto la depth profile di Melodius con cui ho fatto il top 128 grazie italiana nel 2024. Ho fatto 8-3 in Svizzera, ho chiuso 72esimo, quindi sono uscito dalla top per rating e ho beccato due Despia, un Lab, un Voiceless, un Match Melodius e un altro mazzo non mi viene in mente, ha un Cash Snake Eye e 5 Tempo. Vabbè, allora, gioco il mazzo a 42 perché volevo pescare il meno possibile i pali e per quanto riguarda l'engine, vabbè, gioco 3 refrain e 3 couplet, niente da spiegare, standard. E due soprano, alcuni giocano a 3, ma per quanto mi riguarda sono soltanto se si gioca Desire, una sciupina e un'aria, standard. E per quanto riguarda gli standard, gioco due sonata e una canon. Alcuni giocano anche tre sonata, alcuni giocano solo sonata e non giocano canon. Ma per quanto mi riguarda, questi sono extender che servono soltanto a fare bloom nel momento in cui viene intrappato, e quindi un playset mi sembrava sufficiente. E giocare canon per quanto mi riguarda è mandatorio perché dà easy access a Babuska nel momento in cui vai sotto shift. Quindi per quanto riguarda il numero di mostri 13 mi sembrava sufficiente. Poi vabbè, 3 è una delle carte più forti che ho mai giocato, carte ovviamente senza senso, 3 solo. E una sola concerto, ho giocato una sola concerto perché stesso discorso dei pali, vederla in mano è decent at best, quindi non mi sembrava sinergico doverne giocare due. È vero che a mirror match chi ha una sola concerto parte già in svantaggio perché appena Schuberta tocca il grave, se non è stata immischiata questa la perdi. Quindi infatti nel matchup a mirror match ho perso anche perché mi hanno tolto subito concerto quando era già al grave. E ovviamente avete più esperti, engine completamente. Per quanto riguarda non engine, gioco 3 Aldo, quindi non si può non giocare questo mazzo perché ovviamente è troppo forte, ti salva dall'HT con Curse Out, ti salva da Shifter quando te lo tirano, è veramente incredibile. 3 Ash ovviamente, 3 Veiler, 3 Perma e come ultima entrap ho giocato 2 Ogre e una Moira. Allora, come rateo ho pensato 2-1 per il motivo che avevo già abbastanza Monster Negate e quindi volevo avere più numeri di un HT che facesse qualcosa di diverso da livello Monster. E bisogna dire che Ogre per quanto mi riguarda ha un po' underperformato questo turno. Quindi tornassi indietro forse valuterei di swappare di nuovo a 2 Mourner e una Ogre soltanto, però devo dire che nel complesso non è stata comunque troppo worthless. Come ultime carte gioco 3 Droplet e una Colled, e Colled ovviamente è una carta fortissima. E Droplet, allora, è vero che questo mazzo gioca con Araldo, non ha tanta one card combo, quindi come dire, potrebbe essere utile magari giocare più talent per andare sopra alle HT una volta che te l'hanno tirati, visto che comunque gioca abbastanza bene sotto l'HT. Però volevo avere più carte che permettessero anche di contrastare le board. E quindi ho preferito provare a giocare 3 Droplet anche perché di side non gioco Trust, quindi non potevo andare a cercare da Crawler se l'avessi giocata, e ho quindi preferito avere delle Monster Negate più on spot anche che impattassero meglio contro Branded Despia e contro ovviamente Voiceless per riuscire a non morire dalla loro board iniziale. Poi, per quanto riguarda l'extra, vabbè, le mostre sono standard 3-2-2. E gioco, ho giocato una di queste che non l'ho mai calata e devo dire non ho mai visto particolarmente il senso, anche per quanto abbia beccato 5 tempi, non ho mai sentito veramente il bisogno di calare questa carta, quindi in un secondo momento valuterei forse di swapparla per una Goddess che non giocavo ma che effettivamente può camzappare contro che so, il Chaos Angel inalzabile o il Noir da 20 materiali, cose del genere.
quindi potete tenere in considerazione questa. E una Bloom, e forse valuterei di passarla a due nel momento in cui gioco un solo concerto per il discorso dei recovery, perché nel turno in cui rimane concerto al grave e non ti alzano le fusioni, se non hai abbastanza gas per pushare rischi di non poter chiudere, mi è capitato una volta, e avere la seconda Bloom può camzappare. È vero che soprano te la puoi addare a fine combo, però a volte può avere più senso averne già due nell'extra per non dover perdere una data di superato. Come altre carte gioco Valguska, carta fortissima, quando ti hanno shifter fai sempre questo, quanto tempo hai e se non vedono perma non te lo possono alzare. Fon non ho mai camzappato perché non sono mai finito in game state troppo semplificati da dover roteare, però può sicuramente essere utile. Gravity Controller quando ti stoppano la one card con ostinato, questo per togliere skill lane, questo per togliere il token di mai capitato, e questa situazione generica, devo dire, l'ho tirato un paio di volte, è stata abbastanza. Per quanto riguarda la side, ho giocato 3 corvi per migliorare il matchup contro Bandit Test, perché forse ho rispettato troppo, e però mi sono stati anche veramente utili giocando contro Tempai, da tirare sul seal quando va al grave per l'effetto, per non farlo risolvere, per non farti bloccare dal draghetto, questa per il time, questa per spiegarli. E ho giocato solo 2 Cosmic, più per lo spazio che per altro, perché comunque ho voluto avere una carta in più da mettere in second contro Snake Eye, per il fatto che tanti sono messi a giocare Skin Drain, e questa qui la puoi tirare tranquillamente su IP quando la vogliono portare, ti devono vedere da sola, quindi sicuramente ha avuto un senso. E 3 Evenly, perché mi sembrava una carta che potesse impattare più le board sia contro i mazzi del meta, i vari Snake Eye, che contro mazzi di settoni random rispetto a una Dark Ruler, decidendo di rispettare meno Voiceless, per il quale comunque ero imparato di main con l'Handicap. Poi ho giocato 2 Simul invece di giocare Barrier. Poteva essere forse una scelta giocare una Barrier come con Cross Out, ma ho scelto di non rispettare Barrier andando in secondo senza si dare mai Cross Out in second e certamente perdere quando la vedono, perché Simul mi dà la garanzia al 100% di non poter perdere dalle TK di Pai, perché l'ho cazzo in sintetic, e in teoria è una carta forte con First anche contro Snake Eye, dove Barrier invece non fa niente. E come ultima questa, che è ovviamente questa qui contro Snake Eye, quando la G non hanno l'auto per non va bene. E questo era quanto per la lista. Devo dire, sono abbastanza soddisfatto sia del risultato che della lista di per sé. Non cambierei particolari numeri di carte, perché comunque mi è sembrato abbastanza efficiente il mazzo. E vorrei ringraziare gli sponsor del team, Top Games, Occam, Cardscorp, Card Market e Metapro, e vorrei ringraziare i ragazzi di Genova che sono venuti con me giù al nazionale, e vorrei ringraziare la mia ragazza che mi sostiene sempre. Ma perché grazie a te due?